saluto ai radioascoltatori di Radio Snaps. Siamo alla dispensa pub a Mirto in un appuntamento abbastanza speciale, giusto? Sì, buonasera a tutti. Anche noi, diciamo, siamo la compagnia di canti popolari Antichi Suoni di Alcarelli Fusi. Anche noi abbiamo voluto dare un piccolo contributo a questa organizzazione. In particolare ringrazio l'associazione Vivere Mirto per gli sforzi che sta facendo, in particolare per questa giornata, la ricerca contro la leucemia, l'associazione Nadia anche. Noi come associazione siamo da sempre presenti nel momento in cui c'è solidarietà, nel momento in cui c'è volontariato, anche noi con la nostra musica e il nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo. Siamo un gruppo di un paese vicino, Alcarelli Fusi, che sicuramente, diciamo, avete ascoltato. Noi ci occupiamo di valorizzazione delle tradizioni popolari, ci occupiamo di valorizzazione un po' anche della musica popolare e al contempo, oltre a ringraziarvi per la bella accoglienza che la comunità di Mirto ci ha fatto e in particolare l'amico Luigi Aluna che ci ha coinvolti dal primo minuto, spontaneamente abbiamo detto di sì, volontariamente. Vi invitiamo anche alle nostre, anche ai nostri eventi, alle nostre manifestazioni e vi invitiamo anche alla nostra festa del Mozzuni che da qua a qualche settimana stiamo programmando. Tra l'altro, oltre ad essere fisarmonicista del gruppo, sono anche il sindaco di Alcarelli Fusi, perciò mi corre l'obbligo, diciamo, invitarvi alla festa del Mozzuni che si terrà il 24 giugno con uno scenario anche di musica popolare la sera del 23 e del 22 di giugno. Grazie. Quindi una festa tipica per Alcara e anche molto caratteristica nella zona. Sì, è una delle feste popolari più antiche d'Italia e come tale noi cerchiamo di promuoverla, è una festa pagana, cerchiamo sempre più di migliorarla e di lanciarla nello scenario, diciamo, nel contesto italiano per non perdere la ritualità e soprattutto per non perdere la tradizione di questo paese. Noi viviamo di questo, viviamo di riti, viviamo di tradizione, viviamo di cultura, viviamo anche di religiosità. È per questo che è importante i nostri piccoli centri, diciamo, che abbiano sempre a cuore tutte le iniziative che riguardano la valorizzazione del territorio. Grazie di essere stati qua con noi, questa è una giornata dedicata soprattutto ai bambini, quindi anche alla musica popolare, speriamo che la serata continui per il meglio, grazie mille. Grazie anche a voi e buona serata, buona continuazione. Grazie.